una stella di natale sulla panchina in cui è morto Marian Pajak, un gesto pietoso per un uomo che si è spento nel silenzio, vittima della solitudine che lui stesso aveva scelto. In tanti avevano cercato di soccorrerlo, gli avevano offerto un tetto nel centro di accoglienza, lui aveva rifiutato e si è lasciato morire in una glaciale notte invernale. Questa mattina nella zona di Piazza Dante si è recato l'ex sindaco Francesco Aiello. Aiello rimarca la situazione difficile di tanti emarginati che vivono nel degrado. E la città negli ultimi mesi è stata assegnata da due tragedie che riguardano immigrati. Un uomo si è ucciso dandosi fuoco nella primavera scorsa in Piazza del Popolo, un altro è morto ora per assideramento. Vicenda triste quella della morte eh, dell'immigrato, dell che è deceduto qui a Piazza Cappellini su una panchina dove c'è attualmente qualcuno a posto un fiore. È triste per la città, per coloro i quali hanno conosciuto questa persona, ma mi colpisce l'atteggiamento di disinvoltura e di cinismo di coloro i quali dicono che in fondo, in fondo certo siamo addolorati, ma siamo tutti responsabili. Vorrei dire agli amministratori no. Non sono responsabili i cittadini che hanno cercato di segnalare e di soccorrere questa persona e le altre che stazionano in questa piazza per tutto l'anno, nei periodi caldi soprattutto, ma anche nei periodi autunnali e in questo caso invernali. E non sono responsabili coloro i quali hanno specificamente denunciato. Che questa piazza Cappellini è un nido di degrado. Quindi non tutti i responsabili, i responsabili coloro i quali mantengono questo sito, pur sapendo che era abitato da decine di persone che vengono a dormire in questa piazza. Questa è la città di Vittoria oggi, quando la gente può morire di freddo a piazza Cappellini.